perché infatti la vecchia Trebisso non è stata mai ripristinata in 30 anni, possiamo dire? Perché prima la provincia di Arezzo non l'ha voluta prendere a nessun costo. Noi la prendiamo nel 98 facendo accomodare dall'ANAS i primi tre quarti, l'ultimo quarto fu chiuso con un'ordinanza sindacale. Bene, perché non interessava, perché politicamente non siamo nessuno, perché credevano che fosse un problema di Pieve Santo Stefano, o forse mi lascia anche dire che l'amministrazione da allora, che era di un colore diverso da come sono sempre stato io, volevano farmi un dispetto personale, non lo so. Bene, però non l'hanno mai presa, quindi il comune l'ha presa e l'ha chiusa con un'ordinanza sindacale del 98, quindi di 21 anni fa. E quando l'abbiamo presa nel 98 era da fine anni 60 che l'ANAS non ci spendeva più una lira nel manto stradale, avevano rifatto alcune muraglie. Quindi se non accomodavamo i primi 11 chilometri, anche la parte nord del comune stava rischiando di rimanere isolata perché la strada non era più transitabile. Bene, però questa cosa alla provincia e alla regione toscana non è mai interessata. Però le risulta che comunque qualcuno la stia percorrendo anche spostando massi, cioè gran parte è franata evidentemente. Ma non spostando massi, cioè la strada con un mezzo leggero è teoricamente percorribile, c'è un punto dove è franata in cui è abbastanza pericolosa. Io tempo fa l'ho fatto anche ispezionare e vedere sotto c'era delle gallerie, quindi non sembra che siano dei cedimenti improvvisi, però la strada è chiusa, torno a dire, con l'ordinanza sindacale da 21 anni, però la strada è anche accomodabile, non è che sia impossibile accomodarla. Mi dicevano questa mattina i colleghi di Bagno di Romagna e di Verghereto che la parte romagnola, che la provincia ha sempre preso in carico, parlo provincia di Forlì, ANAS la sta rinazionalizzando su interessamento della regione Emilia-Romagna. La parte sud della regione toscana, nemmeno si è ricordata che esiste.